Un'iniziativa molto particolare è quella che si è svolta nell'auditorium comunale di Casarano. Si tratta della rappresentazione teatrale I miti greci, dall'arte contemporanea al greco antico, un incontro culturale originale dove Ettore, Achille, Cassandra, Elettra, Ulisse, Polifemo, Medusa, Penelope, Mida, Atena prendono vita grazie ad un'interpretazione teatrale in cui, accompagnati dal suono dell'arpa, recitano in greco antico. Il fatto di aver dato voce in maniera viva attraverso la lingua greca ai testi letterari, alle emozioni, ai sentimenti e soprattutto al modo in cui gli antichi greci guardavano la vita, la realtà e il mondo. Si tratta di un duplice sforzo, non solo dare espressività, emozione al testo poetico, ma anche coniugarlo con la ritmica della metrica classica greca. Come è venuta l'idea? Con la passione di ciò che è classico e che io ritengo immortale rispetto alle mode transitorie e con l'idea di coniugare qualcosa che sembra di passato, passata, ma in realtà è molto attuale come il mito greco nella sua simbologia, nel suo significato, con qualcosa che è più contemporaneo, quindi l'arte, diciamo, astratta e meno figurativa.